momento di collegarci con la nostra esperta di economia, che tutti voi conoscete direttamente dal baratro. È con noi la signorina Vaccaroni! Inginocchiati, come vi dicevo prima, ringraziamo sentitamente lo scontrino. Grazie scontrino! Grazie scontrino! Grazie scontrino che ci fai vincere sto milioncino! Ma che sta succedendo, signorina Vaccaroni? Non ci distragga, signorina Serena, non ci deconcentri, stiamo effettuando il rito di ringraziamento allo scontrino elettronico. Ma la prego! Grazie scontrino! Grazie scontrino! Come il saluto al sole, come sentono nominare lo scontrino, loro ringraziano. Mamma mia, la prego! Ma cos'è questa storia dello scontrino elettronico? Grazie scontrino! No, basta però, fatemi spiegare alla signorina Serena questa cosa dello scontrino elettronico. È la lotteria degli scontrini, da noi... Grazie scontrino! No! Basta, ho detto, basta! Da voi partirà a luglio, da noi è già partita. Praticamente tu compri una cosa anche da un euro, se il tuo scontrino viene estratto... Grazie! No! Ho detto, basta! Puoi vincere fino a 1 milione di euro! Voglio dire che è la proposta di incoraggiare, come dire, il rilascio degli scontrini. Certo, certo, perché praticamente quello che conta adesso non è quello che compri, quello che conta è lo scontrino. Ah. E vedrà con questo provvedimento come correranno tutti quanti a farti fare lo scontrino. È un provvedimento geniale. Pensi che adesso, anche quando si pagherà il pizzo alla mafia, la mafia sarà obbligata a farti lo scontrino. La ma addirittura, ma non credo. Proprio, scusi. E adesso, signorina Serena, vado a leggere gli scontrini estratti per decretare i vincitori. Ecco il primo, questo è stato fatto in tabaccheria. Ma che... IPA, elettronica, raggi laser. Ieri sera acquistata a 24,90 euro, vince 500 euro. Ma... questo è stato fatto in rosticceria, pollo in crosta di tacchino, ripieno di agnellotti in crosta di vino rosso, questo vince 1000 euro. Ma com'è possibile? Questo è stato fatto in un sexy shop alle ore 23. Vibratore a energia solare da usarsi rigorosamente solo all'aperto, vince 5000 euro, signorina Serena. Ma come si fa? Ma una fortuna, una fortuna. Purtroppo non siete stati vincitori neanche oggi, purtroppo non siete stati estratti, ma non vi deprimete. Siete stati fortunati a essere stati sfortunati, perché se foste stati fortunati avreste dovuto pagare la tassa sulla fortuna. Si riferisce al prelievo dello Stato sulle vincite oltre 500 euro che sale al 20%? Certo, ed è giusto che la fortuna sia tassata, signorina Serena, perché la fortuna è un bene di lusso, mica è come la sfiga che ce l'hanno tutti. Ma scusi, ma mica è la colpa essere fortunati! No, però da oggi in poi saranno multati anche i possessori di portafortuna per uso personale e spaccio di sostanze fortunate. Veramente? Tipo? Nascondete i corni, bruciate i quadrifogli, riattaccate i ferri ai cavalli, ricucite zampe ai conigli! Mamma mia, addirittura tassano... Che succede? Quanti cascano nel baratro? Guardi, stiamo pensando di mettere il numero chiuso qui nel baratro, perché oggi si stanno a buttare tutti nel baratro, pare che lì da voi c'è la guerra, ma è no, vero! Ancora no, non diamo notizie, insomma è una situazione un po'... difficile. Signorina Serena, sia serena, appunto, perché lei qui da noi un posticino ce l'ha sempre. Grazie. Per gli ospiti noi abbiamo un loculo, vista Stige, che è un sogno. Grazie signorina, però non si può vedere tutto così nero, la prego, è il nuovo anno, ci dia una speranza. L'unico barlume di speranza, signorina Serena, come lei sa benissimo, è la pizza de fango del Camerun. Perché la pizza de fango del Camerun? La pizza de fango del Camerun non ha bisogno di fare una guerra per dimostrare la sua superiorità sessuale, no! La pizza de fango del Camerun c'ha un sex appeal incandescente. Gli basta la passione per far sentire una donna veramente donna. Ma come? Perché? La pizza de fango del Camerun, come ti vede, ti spiaccica sul muro, ti stende col mattarello come la lasagna e ti fa vedere tutte e 50 sfumature di spread. Ma quanto vale per informazione oggi
Una pizza di fango del Camerun? Due film di Checco Zalone e mezza stagione di Don Matteo! E noi che non ci abbiamo creduto allora, che dobbiamo fare? Che ci dobbiamo aspettare? La siccità aspetta, la carestia, la fame. Se ve operate il chirurgo, se dimentica la garza nello stomaco, non digeritela, vi libererete finalmente di quell'ossessiva fame nervosa, le macchie di cioccolato sui vestiti. Fateci merenda! Finirà che vi dovrete mangiare uno con l'altro e potrete far bis soltanto se incontrerete due gemelli. Monozigoti! Grazie signorina, ma è una gioia. Mai! Eterozigati! Per fortuna.